Ok. Altro giro, sempre qua spawniamo. Vabbè, non importa. Porca miseria, appena entrato già mi sparano. Zeta. Appena entrato già mi sparano. Una pessima mina su Tarkov. Non lo so, dovrei vedere, ma non lo so. Allora, andiamo. Tiriamo dritti nei dormitori. Secondo voi è una buona idea andare nei dormitori col VPO? Boh. Scopriremo adesso. Potrebbe essere la migliore idea che abbiamo mai avuto. Chissà. Permesso. Ah, vali qui sotto, no. Ah, yo. Ok. Come cazzo ha fatto a non morire? Mi ha pure sfasciato il braccio quasi. Ok. Gabriellino, grazie mille Gabriellino per il follow. Benvenuto in streaming, caro, come stai? Benvenuto. Mi raccomando, scrivi in chat, Gabriellino. Fatti conoscere, facci sapere da quanto tempo giochi The Escape from Tarkov. Se giochi. Vado in stanza. Ciao Giorgio, benvenuto. Dopo ci fai vedere tutte le tue armi. Ma non ne ho molte perché in realtà non le conservo. Preferisco vendere tutto ogni volta e prendere solamente quando mi servono le armi. Ne ho qualcuna. Ah, raga, è assurdo. È praticamente immortale. Sto ragazzo è immortale, mamma mia. Wallet con 20.000 rubli. Perché no? Ricordiamo che non abbiamo molti soldi, dobbiamo rifarmarli tutti, quindi... Gold chain. Facciamo così, dalle più quella del survival kit, quindi... Oh, yeah, senti lì che belle bombe che partono, eh. Dite che sono un pazzo e andrà nei dormitori con il VPO. Per adesso è tutto bello tranquillo, non c'è nessuno. Così rilassante giocare ai dormitori adesso. Sembra un'arma d'aria compressa. No, qui non mi hai fregato, Zeta, eh. Sembra un'arma d'aria compressa, dici? Ma non lo so, in realtà, eh. Non lo so. In realtà i colpi sono molto forti, gli AP. Però abbiamo avuto una sfortuna incredibile fino ad ora, quindi... Ah, ok, lo capisco. Vai tranquillo. Gabrielino, grazie ancora per il follow. Benvenuto. Beh, da un anno, quindi sicuramente avrei già un po' di esperienza. Non male. Not bad, bro. Not bad. Buex, benvenuto anche a te, caro. Buon pomeriggio. Come stai? Mi raccomando, scrivi anche tu in chat, presentati e fatti conoscere. Dici da quanto tempo giochi The Escape from Tarkov, Black. Buex. Benvenuti, ragazzi. Stiamo portando avanti una challenge. Questo lo teniamo comunque da parte. Dicevo, stiamo portando avanti una challenge armando 10 milioni di rubli con... il VPO. Tank helmet lo puoi tenere, grazie. Ok. Devo tirarmi l'ibuprofene. Non credo di averlo tirato già. No. Di averlo tirato, no. Senti qua. Che belle bombe. È un Tarkov da una settimana. Benvenuto su Tarkov, allora. Come sta andando per ora, Black? Sta piacendo il gioco? Devil. Oh, fuck. La bolliette. E Veritas Peak. Perfetto. Allora, ditemi se riuscite a vedere anche nei dormitori, perché ovviamente è un po'... non è molto chiaro all'interno dei dormitori, quindi...
Oh fucking hell, man. Ok. Oh my god. Holy damn. Oh, ok, ragazzi, credo che abbia un pezzo di stomaco conficcato contro il muro, poverino. Ok. Beh. Ovviamente era un PMC, quindi giusto perché almeno lo sapete. Carino, ma si muore e basta. Lo so. Ci vuole molto tempo, Blex, per imparare Tarkov per bene, come si deve. Eccolo qui, ragazzo. Ma dove andate? Dove andate? A casa vostra. Ecco dove andate. Oh my god. Damn. Damn, son. Damn. Ok. No, Gheghese lo dico io. Vieni qua. Non ti faccio adesso, poi dopo ti metti in mezzo e rompi le scatole, vabbè. Vado nella stanza della safe, così. Eccolo. Olè. Drilliamo un attimo, così almeno abbiamo il caricatore pieno. GG, boys! Che stick che abbiamo tirato! Ok, facciamoci il braccio, va? Quello credo fosse il compare, comunque. Penso fossero in due, per questo non era andato subito a lootarlo, perché sapevo che c'era qualcuno da qualche altra parte. Non so se era il compare perché era un pistolettaro, quindi boh. Da scoprire. Ok. Perfetto. Finisco di curarmi un secondo e poi... pronti. Non mi fido che sia... questo era uno scappo, ovviamente. Arrivava da sotto, quindi... ah, aperto lì, ok. Allora, lui è il signor Baxi bla 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 bla. Aveva una chimera, diciamo che non è che avesse molto, quindi un paio di PST e un bulbo, ok. Invece l'altro ragazzo è quello che mi interessa un po' di più. Livello 41, sta facendo il setup, poverino. Sta facendo setup. Oh, guarda qui. No, no, Re Giorgio, Bene. Allora, facciamo... vediamo un attimo se riusciamo a prenderci qualche altra cosina qui. Allora, questo lo possiamo infilare, ovviamente. Quindi facciamo così, così. Questo lo metterei qui. Anzi, questo adesso me lo bevo. Così facciamo così. E questo lo prendiamo. Rescette, perché no? Basta. Fatemi un attimo andare a... a risistemare un attimo qualcosina qui. Allora. Ah, ho buttato il caricatore. Sento qualcosa? Sì. Ho buttato il mag per terra, ma sento anche qualcosa fuori. Ma dove minchia l'ho buttato il caricatore? Sono andato a drillare qui, però l'ho lasciato qui in mezzo, quindi... no, introvabile, vabbè, non importa, tanto è un caricatore da 4, che ci fa? Ok. Oh, fuck. Questo era close,
Questo era close. Stava fosse un po' più incazzato e qui ci facciamo una brutta fine. Vabbè, comunque. A posto così. Bene. Ciao Salve, bentrovato caro, come stai? Un giorno Tarkov uscirà anche su console, esempio Play o Xbox. Purtroppo non si sa ancora nulla e Nikita, lo sviluppatore del gioco, meglio, il capo sviluppatore del gioco, ha ancora detto che per adesso lo sviluppo è solamente per PC. Chissà, magari in futuro. Ciao Ares, welcome back man, come stai? Ok, vediamo se l'estrazione la macchina c'è. Ho visto anche questo scav. Da un max energy. Bene, veramente bella roba che c'è questo qui. E il sale e via. Ok. Direi che siamo a posto così. Ditemi che c'è la macchina, per favore. Oh yes, ok. Mettiamo lo zaino. Ok, andiamo a pagare la macchina, vai! Ok. Aspettiamo. Abbiamo ancora 40 secondi da aspettare. Ciao, Ferfeffo, benvenuto in streaming, caro, come stai? Non facevo settimane, ma nel piano del web solamente vai 30 milioni in su, se non erro. La red keycard? Sì, diciamo che la red keycard può essere considerata uno degli oggetti più rari. Ce ne sono anche altri, eh. Però sì. Ormai sì, non la vendi più. Diciamo che è un oggetto raro e basta, perché non si vende. La puoi solamente scambiare. Oh, porca miseria, Anzo! Ed eccoci qui. Avanti all'estrazione. GG! Che bello, che bello! 4500 di exp, 2 kill di PMC, di cui un livello 41, un livello 21, qualche scavino e basta. Tutti quanti con il WPO 215. Questi sono i risultati del primo raid in cui siamo riusciti a estrarre. Finalmente... Oh, adesso dobbiamo vendere tutto quanto.